C'è allo stato la situazione, ora parleremo anche nei prossimi giorni quando verrà il presidente, parleremo e valuteremo la situazione com'è. Ieri ci ha aggiornato qualcosina il direttore, ora vedremo nei prossimi giorni. Tutto qua succede, insomma. Questa è una risposta che lascia aperto qualsiasi tipo di soluzione, sia che potete restare, che potete andare, qualche. Queste sono poi scelte che dipendono da ciascuno di noi, non tutti la pensano allo stesso modo, questo poi è da valutare. Io mi sento di dire che cioè io rimango ad Arezzo perché soprattutto l'anno scorso, finché non sono arrivati vari Martucci, Severini, Coppola, ero in disparte. Loro sono riusciti a tirarmi fuori da quella situazione, io sono riconoscente a loro. Poi il progetto è importante e sinceramente conquistare il campionato per salire nei professionisti sarebbe la cosa migliore. Queste sono situazioni che sono un po' al di fuori dal campo. Poi in campo sinceramente non ho mai visto un giocatore che la domenica entra in campo e dice pensa ai soldi o agli stipendi. Io personalmente non l'ho mai visto. No, no, ma dice lui, probabilmente l'ha detto lui, qualcuno accetterà, perché lui ha detto con E molta qualcuno no, dice determinazione. Mani Queste sono alzate. situazioni, io Ci sono purtroppo non dietro, posso scegliere ovviamente. per gli altri. Ognuno ha le sue problematiche, ha le sue cose. Io non so com'è la situazione. Certo. Io posso dire per me che io rimango qui ad Arezzo. Io penso di sì, perché l'abbiamo dimostrato anche domenica che Pontenera, poi se andiamo a vedere le situazioni di gioco, non è che ci ha massacrato a livello di gioco, oppure è una squadra più forte della nostra, a mio parere, perché se vediamo hanno fatto 4 gol, 2 su pallina attiva e hanno segnato dopo 20 secondi che a freddo in quel modo che non era neanche difficile, era difficilissimo risollevarci da quella situazione. Il Sassuolo sicuramente sarà una partita che è difficilissima, su tutti, anzi la più difficile penso del campionato rispetto al Pontedera, perché andiamo in un campo stretto, piccolo, quindi sarà difficile esprimere il nostro possesso palla. Poi anche perché so che ultimamente stanno facendo abbastanza bene, hanno acquistato dei giocatori, penso, quindi sarà una partita difficilissima. Però noi siamo rimasti un po' male per il risultato che è maturato domenica. Vogliamo dare una risposta a questa sconfitta, anche perché sinceramente domenica ho visto un grande calore da parte del pubblico e una cosa che ci è dispiaciuto è aver perso davanti ai nostri tifosi che erano accorsi numerosi allo stadio. Io l'ho accennato prima, ho detto io penso che un giocatore quando entra in campo o per allenamenti o per fare la partita, non è che pensa a queste cose. Pensa, è tutto preso da altre situazioni, tipo dalle situazioni della partita, dall'avversario, dal risultato. Non è che uno va in campo e pensa a queste situazioni che succedono fuori. No, ma è così perché io sfido chiunque. Io penso che. Mi viene un esempio, tipo Zara, ti entra in campo, non è che pensa a No, per fare gli carità, assist per pia i soldi. io sono condizionato, non ti preoccupare. Va bene, uguale, sì, ciao. Arrivederci.